Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Voglio nuovamente aprire un altro capitolo sulla questione attaccanti, perché negli ultimi 2 giorni, precisamente da lunedì sera, sta girando fortemente il nome di Fabio Quagliarella. Ora sto registrando la cosa e ci sono nome conferme su conferme su riconferme. Questo video ve lo caricherò sicuramente la mattina del 6, però comunque la situazione è questa. Comunque voglio esprimere una mia opinione, a prescindere dal fatto che poi sia verosimile o meno e che si possa avverare o meno. Quagliarella è l'ultimo dei nomi, l'ultimo in ordine cronologico, perché i primi sono stati i soliti Giroud, Llorente, purtroppo anche Pellè, andando poi anche ad escludere giocatori come Milik, che già sono molto defilati secondo le ultime voci, secondo anche quello che è il buon senso, contando che è un giocatore del Napoli almeno fino a giugno, quindi comunque prenderlo adesso sarebbe improbabile, tenendo conto dei rapporti col Napoli. Già Llorente è diverso, perché Llorente è sì un giocatore del Napoli, ma che chiaramente è fuori dal progetto, per i motivi che sappiamo, che insomma, hanno contraddistinto l'ultimo anno e mezzo di permanenza al Napoli. Qual è l'ultimo nome che gira? A sorpresa, perché proprio così durante questa live che c'eravamo io e i miei amici, è venuto fuori Quagliarella e ci ha un po' così lasciato un po', no, perplessi, anzi, un po' anche piacevolmente sorpreso, perché almeno personalmente io sono molto legato a Quagliarella, così come sono molto legato a Llorente. Facendo il bene però da Juventus, tra i due nomi che io comunque sul quale sarei anche tendenzialmente d'accordo, per quanto Quagliarella sia più vecchio di 2 anni, è sicuramente quello più integro, quello più sul pezzo, quello che negli ultimi anni, nonostante l'età, ha fatto vedere delle cose fantastiche. E il fatto che possa diventare la quarta punta, tenendo conto del ruolo di quarta punta che avrebbe, a me la cosa stuzzica un po'. Come detto prima, facendo un ordine di giocatori così come erano presentati, Giroud era quello che sicuramente avrei voluto, perché Giroud è ancora a tutti gli effetti un giocatore ultra competitivo e anzi un po' sprecato a fare il panchinaro. In secondo posto Llorente, anche per un discorso di cuore, pur essendo Llorente un giocatore sulla via del declino, chiaramente fisico. E per ultimo Pelé, semplicemente perché Pelé lo ritenevo mediocre prima e non posso non ritenerlo mediocre ora, che è pure più vecchio e viene un'esperienza cinese, che in realtà l'ha portato adesso a tornare in Italia, a proporsi in Italia, perché chiaramente vuole finire la carriera con un buon stipendio e con un'esperienza anche interessante. Quindi è normale che si sia presentato, sia stato offerto alla squadra come la Juve, che chiaramente cerca una quarta punta. Quagliarella è l'ultimo della lista, l'ultimo per ordine cronologico, ma sembrerebbe, da quanto si dice rispetto alle voci, sono molte a rimbalzare questa cosa qua, anche se, come sempre, vi ricordo di prendere tutto per le pinze, con le pinze, perché poi il calciomercato è molto variabile e soprattutto poi le voci arrivano in un modo, quando in realtà sono in un modo diverso. Ecco, questa voce di Quagliarella mi ha sorpreso piacevolmente, come dicevo prima. Perché penso, per i motivi che ho detto prima, Quagliarella sia un giocatore integro e che farebbe la quarta punta. La cosa che mi ha convinto anche di questa cosa, quindi che io ritengo che sia verosimile, vero, che ci sia stato un avvicinamento, un sondaggio, parliamo di sondaggio solo, di telefonata così amichevole tra le parti, quelle che sono le parole di Ranieri, che nel prepartita della partita della Samp ha detto che sarebbe contento se Quagliarella approdasse alla Juventus, perché sarebbe alla sua età, appunto, per quello che ha fatto appunto alla Samp negli ultimi anni, non solo, sarebbe un premio alla carriera, gli ultimi mesi di carriera a una squadra come la Juve, che gli permetterebbe di giocare a Champions League, di vincere magari qualcosa, si spera chiaramente, a livelli ben più alti di quelli che potrebbe avere la Sampdoria, e quindi come riconoscenza, riconoscimento della sua carriera, sarebbe un approdo felice per Quadrella. Chiaramente Ranieri è un signore, quindi è normale che faccia i complimenti a quello che è un giocatore che ha dato tantissimo alla Samp. Però è anche vero che non è che l'abbia venduto, però è anche vero che il fatto di esporsi anche in questo modo può essere perlomeno un indice del fatto che perlomeno sia a conoscenza di qualcosa che sta avvenendo e per il quale l'altro non dicono ok, ma comunque è aperto a dare un ok in previsione del fatto che la Samp potrebbe comprare un attaccante di sostituzione e arrivare comunque agli obiettivi che si è prefissata. Quindi è chiaro che mi fa pensare che la cosa ci sia sotto. Poi chiaramente non sappiamo a che livello sia la cosa, perché da sondaggio a telefonata a tardiva praticamente proposta e in avanzamento, in buon avanzamento, ce ne passa. Ci sono diversi gradi di trattativa e non sappiamo benissimo in quali in questo momento possiamo collocarci. Perché la differenza è tanta tra una cosa e l'altra e quello che è veramente l'approdo in bianco e nero. Riassumendo, io sarei veramente contento di questo. Io ripeto, come dire, la mia opinione personale è molto legata al fatto che preferirei, ma comunque darei di buon occhio, il valorizzare un giocatore già interno alla Juventus, quindi Under 23, Primavera. Però anche confrontandomi con Roberto Polo TV, ha detto che proprio l'Under 23 è verso il basso, ha dei problemi con gli attaccanti per discorsi di infortuni e quant'altro, da escludere
l'attaccante che aveva una 23 di esperienza, quindi non ha senso che arrivi in prima squadra. Quindi per questi motivi è anche difficile in questo momento. Poi tra l'altro si sta parlando di scambi e quant'altro con il Genoa per Rovella, quindi già si ipotizzava anche un Petrelli in prestito, venduto con un ricompra, insomma non è che abbiamo tantissimi attaccanti anche sotto la prima squadra, quindi alla fine per forza di cose bisogna ricorrere al mercato per questi motivi. Ecco, poi però bisogna fare un discorso sul fatto che magari ampliare questo parco attaccanti sotto potrebbe garantire una copertura maggiore anche sopra. Questo è un discorso a parte che riguarda la mia filosofia, la mia idea sulla gestione dei giovani della Juve. Quindi vedrei di buon occhio alla fine dell'arrivo di una quarta punta, e tra i nomi, contando che forse la soluzione più low cost è proprio Quagliarella, che di base prende meno di tutti quelli che avevo menzionato prima. Giroud sicuramente è il più costoso, Llorente comunque non prende poco, anche se ha abbassato l'ingaggio per il Napoli, e Pelé viene dalla Cina, non credo che accetterebbe proprio mezzo milione così per 6 mesi. Quindi alla fine Quagliarella forse è anche quello più low cost. Probabilmente finirebbe la carriera da noi già quest'anno, o magari ci potrebbe essere un rinnovo, si potrebbe tenerlo lì per l'ultimo anno per il ritiro, non lo sappiamo. Quest'anno, il 31 gennaio, ne compie 38, non si sanno tante cose, però sarei felice. Mi piacerebbe veramente rivedere Fabione Quagliarella con la maglia 27 sulle spalle, in bianco-nero, anche perché andò via, secondo me, anche dopo un pessimo rapporto con Conte, è strano. E quindi rivederlo alla Juve è un coronamento di un sogno che giustamente se lo merita, anche per quello che è stato il suo trascorso personale con i problemi che ha avuto con la giustizia, ingiustamente. Quindi si meriterebbe anche un giusto epilogo di carriera, momento finale bellissimo con la nostra maglia, sperando che ci porti anche delle vittorie con i suoi gol. Vedremo, sarei molto felice. Aspetto questi vostri commenti per quanto riguarda questa ipotesi, e chiaramente ne riparleremo. Ormai il discorso attaccanti per me si chiude qui, fino a quando non arriverà l'attaccante, e parleremo e tireremo le conclusioni di questa lunga epopea sul discorso attaccanti che sta andando avanti da un buon mese, se non di più. Forza, io come sempre, alla prossima. Ciao. Siamo sempre qua, storie in bianco e nero, dove abbiamo solo un ruolo fisso da compiere.